perché hai fatto taxi? Ho trovato un passaggio di Silvetina e ho detto cosa hai preso oggi? Dei rocchette, marzaiole. Marzaiole, facciamole vedere ai nostri telespettatori, facciamole vedere. Marzaiole. Marzaiole, sì. E a che ora sei andato via? Mattina presto? Mattina alle 4, sì. E questi in valle? Sì, nei nostri stagni, qui nei nostri guazzi di San Diego. Sono marzaiole. Marzaiole, c'è di primavera. Senti un po', adesso io sono venuto perché bisogna parlare. Spiegare che cos'è la salama da sugo. Ce ne sono in cucina? Sì. Adesso me la farai vedere. Ieri sera. E poi tutti i vari tipi, tortelli, tortellini, tutte cose. E poi c'è una piccola specialità. Signor Enzo Tassi di Bombeno, oltre ad essere un grande cacciatore. Oddio, so sfruttare il terreno quando, sì, quando arriva la situazione. Vabbè, sì, tutti i campi. Sì. Vabbè. Beh, e poi, oltre a Savello, è un grande cuciniere. Oddio. E poi ha delle altre specialità. Io vorrei, ecco qua, ci sono delle noci. Sì. Vuoi far vedere come fai a fare quelle date cose? Aspetta, così mettiamo. Così. Aspetta, attenzione. Facciamo vedere, vediamo, vai. Porca miseria, ragazzi. Beh, adesso lasciamo le noci, andiamo, possiamo andare a vedere le salate? Sì. Andiamo, grazie. Oh, la mamma, no? Sì, la mamma. Grazie, buongiorno signora, buongiorno. Allora, possiamo vedere le salame da... Queste sono le salame crude. Quelle crude. Ah, ecco. Questo facciamola vedere ai nostri telespettatori. È la salama da sugo ferrarese cruda. Sono due salame. La salama si chiama, la salama. Oh. E adesso questa... Vediamo le stesse cose. La cotta. Vuole spiegare ai nostri telespettatori come si cuoce la salama da sugo? Si cuoce a bagnomaria. A bagnomaria? Bagnomaria. Ma vedo che c'è del sugo lì. Sì, sì, del vino quello? No, è il sugo che emane la salama stessa. Ah, non è il vino? No, non è. Sì, perché poi è condita con anche vino e liquori. Cioè, è la salama, la salama stessa che dentro ha del vino. Vino, cognac e Barolo. Sì, signore. Cognac e Barolo. Quindi, ma non è che ci si mette. No. È messo, dall'impasto. Cioè... La salama cruda, sarebbe questa, ha già dentro il vino e il cognac, oltre a tutte le altre cose, pepe. Precisamente, con droghe speciali, però, quindi sono segreti. Cos'è insomma? È il porco? Il maiale è una carne migliore del maiale, sì, impastata con questi tutti aroma di cuori e vini, e poi messa via 6-7 mesi, anche un anno. Dopo un anno? Che fa la salama speciale? È la vessicca, sì, perché se la vessicca è porosa, allora non è niente buono. Se invece la vessicca è ben compatta e chiusa, allora è speciale, come sente il suo profumo. Sì, ha un odore straordinario. Facciamolo vedere ai nostri telespettatori. Dunque, questa salama da sugo, che si può mangiare soltanto a Ferrara, era un cibo già noto ai tempi degli estensi. Anzi, si dice che gli estensi ne facessero molto uso, perché è un cibo estremamente eccitante, forte. Va mangiato in due stagioni. Sì. All'estate con melone e fichi. Cruda allora? No, cotta, messa in frigo, tagliata a fette grosse e con melone e fichi. Io non l'ho mai mangiato, l'ho mangiato solo crudo. Ottimo. Poi d'inverno invece con purè, crema di patate e banane anche. E banane? Anche banane. E come banane? Perché il contrasto della gran potenza di vigore che ha la banana naturale è dolce, però allora questo abbina molto molto. Questa è una cosa stranissima, insomma, questa è una costernienza, non so. E poi noi se volete fare l'esperienza, la salama da sugo con banana. Io ho definito la bomba atomica nell'arte culinaria. Grazie, la bomba atomica nell'arte. Sembra una bomba, infatti, ecco, sembra una bomba. Se vuol dire anche quest'altra? Dunque, caro Enzo, adesso facciamo questa breve rivista, perché non abbiamo ancora mai mostrato didatticamente, precisamente ai nostri telespettatori, come si fa i vari tipi di pasta. Questo cosa sarebbe? Pasta? La pasta di fatta con uova e farina. Che si poi viene tagliata? Sì, secondo le varie tipi di mesti che si fanno. Questo? I cannelloni. Ripieni di che cosa? Ripieni di carne. Una carne speciale, raffinata come da tortellini.
Questi? Tortelloni di ricotta. Tortelloni di ricotta. E questo sarebbe il suo riempitivo. Precisamente. Cioè ricotta e erbette. Ricotta e erbette, sì. E questo è proprio quello che nel Parmen si chiamano tortelli. Qui si chiamano tortelloni, solamente che la forma è diversa. Sì. Perché qui sono fatti a cappelletto, diciamo così, mentre invece a Parma sono fatti un po' come il raviolo o l'agnolotto piemontese. Questi sono tortellini di carne. Tortellini, tortelloni quelli grossi, tortellini di carne. Ripieni di? Di carne che e questo è il suo ripieno, maiale, pollo, tacchino, quello che qui sono buoni soprattutto in brodo. In brodo, ma poi si fanno anche pasticciati alla panna e tartufi, al periodo di tartufi freschi. Panna e tartufi. Invece sono questi ottimi. Oh, e adesso qui stiamo ancora lavorando. Questi sono quelli dolci. Ah, questi sono quelli che piacciono a me. Questi qui sono dolci, un po' così. Questo è il suo ripieno, no? Il suo ripieno. Sarebbe la zucca. La zucca. La zucca. Solo zucca, no? Zucca, un po' di noce moscata, e sul pasta con un uovo magari, in parte tutto. E questi qui come li chiamate? Noi in dialetto ferrarese i caplar. Caplar. Sono chiamati questi tortelloni di zucca. Oh, questo se non erro è il famoso pasticciaccio o pasticcione. Alla ferrarese, dolce. Di pasta frolla dolce. Che però si mangia prima, si mangia come una pasta asciutta. Sì, come un primo giorno. Comunque, allora mi spieghi, dica ai nostri telespettatori per piacere la ricetta di questo piatto stranissimo e unico. Dove la pasta è fatta con pasta frolla dolce che facciamo noi. Pasta frolla dolce. Sì. Cioè ci mette dello zucchero, sì, dentro. Sì. Oh, poi questi e sono. E poi questi sono maccheroni di pasta speciale, però che tengono la cottura. E poi pasticciati con balsamella. Di grano duro. Sì, con balsamella e dei regaglie di pollo. Regaglie o regalie si dice, no? Regalie di pollo. Beh, l'ingegner Lodi dice regalie. Ecco. Dottor Locchi dice regaglie o regaglie, regalie. Dunque. Poi andremo a vedere nel Tommaseo. Dunque, siamo in questo. Poi, sopra questo cosa con la besciamella, la carne, i maccheroni, che si mette questa copertura. Di sfoglia. Questa cosa qui che si mette sopra, stendendola. Con sempre la cannella, cosiddetta cannella. Poi, che viene così. E poi questo, viene questa diluito, specie di verniciamento che c'è sopra. Viene diluito il rosso d'uovo e poi col pennello viene dato. E c'è anche dello zucchero. Poi, sì, messo dello zucchero, un velo di zucchero. No, zucchero in grano, perché più. Ah, in grano. E poi questo viene messo nel forno. Nel forno. E quando si alza leggermente fa la crosta. Si gonfia un po'. Sì, leggermente. E poi fa la crosta un po' rosolata. Cioè, è molto buono, ma è un pasto in se stesso, come dicevano i nostri vecchi, è un pasto. Sazia molto. Sazia.